chi è quel giovane presuntuoso del mio paese che, laureatosi qui a Napoli, non ha sentito il dovere di venirmi a fare visita? Così scriveva il Fortunato al suo amministratore di Rio Nero, Gennaro Catenacci, dopo aver letto sul giornale locale Voci Lucane un articolo dell'ingegnere Giuseppe Catenacci sulle condizioni delle strade campestri della regione. Si sa, al Fortunato nulla sfuggiva di quanto si scriveva sulla stampa locale e certamente rimase ben impressionato dallo scritto del Catenacci. Fu così che, sollecitato dall'amministratore di Casa Fortunato, il Catenacci si recò per la prima volta a far visita al famoso parlamentare rionerese nella sua casa di via Vittoria Colonna in Napoli. Quante volte il Catenacci mi ha raccontato questo primo incontro. L'emozione e il timore provati in quella circostanza furono pari allo sconfinato affetto e devozione che ne seguirono e che mai scemarono nel corso dei lunghi anni della sua vita. Da ragazzo il Catenacci aveva visto tante volte il Fortunato circondato dalla riverenza dei rioneresi ogni qualvolta che, arrivando a Rio Nero da Napoli, dalla stazione ferroviaria si dirigeva verso la sua casa, posta nella piazza che attualmente porta il suo nome. La gente, mi raccontava il Catenacci, faceva ala al suo passaggio e gli uomini si toglievano il cappello in segno di rispetto e di saluto. Nello studio napoletano del senatore Fortunato, ove poi si recava spesso, ebbe modo di incontrare e conoscere gli uomini più illustri della cultura italiana, frequentatori abituali di Casa Fortunato. Mi raccontò ancora il Catenacci che un giorno si trovò di fronte niente di meno che Benedetto Croce e che il Fortunato, chiamatolo da parte, gli sussurrò in un orecchio: sai, in quella testa è racchiuso tutto il sapere umano. Tracce profonde lasciarono nell'animo e nella mente del Catenacci la conoscenza di questi grandi della cultura, tanto da spingerlo a studi sempre più approfonditi, consentendogli di allargare le sue conoscenze in diversi settori della cultura. Il Fortunato gli fu sempre di grande stimolo, di suggerimenti e di aiuto, forgiandolo nel carattere, nel rigore intransigente della moralità, ma soprattutto nell'amore sconfinato per la sua terra natia, insieme al bisogno di ripercorrerla passo passo per conoscerne i mali, ma pure la bellezza, spesso selvaggia, che tanto incanta i cuori semplici. La stima di cui il Fortunato faceva oggetto il giovane ingegnere spinse quest'ultimo nel 1926 a chiedere al venerando Vegliardo di fare da testimone al suo matrimonio con la leggiadra signorina Maria Rubino, già direttrice didattica del Circolo di Rio Nero. Entusiasta ed onorato, il Fortunato accettò con piacere e, non potendo venire di persona alla cerimonia nuziale, sia per motivi di salute che per aver deciso di non mettere più piede a Rio Nero dopo il vile attentato di cui fu vittima nella serata del 2 agosto 1917, il Fortunato si fece rappresentare dal suo amministratore Gennaro Catenacci e donò agli sposi un anello favoloso che, mi diceva sempre il Catenacci, era il regalo più bello e che teneva più caro. In seguito il Fortunato affidò al Catenacci
l'incarico di progettare e dirigere i lavori di riparazione della sua casa vita in Rio Negro, gravemente danneggiata dal terremoto del 23 luglio 1930. Giustino Fortunato si spense in Napoli il 22 luglio 1932 e il Catenacci, trovandosi lontano per ragioni di lavoro, non poté partecipare ai funerali, ma l'anno dopo pubblicava il volume Giustino Fortunato il Mezzogiorno d'Italia, nel quale esprime il suo profondo affetto per l'apostolo del Mezzogiorno. Si mise successivamente alla testa di un apposito comitato per le onoranze a Giustino Fortunato, interessando e coinvolgendo enti e personalità di prestigio, a cominciare dall'allora Presidente della Repubblica. Quando, anni fa, alcuni studiosi meridionali, fra cui Tommaso Pedio, misero in dubbio l'onestà del Fortunato, il suo disinteresse nell'operato parlamentare e verso i provvedimenti legislativi richiesti, il Catenacci, con l'irruenza che gli era propria, insorse con decisione, con indignazione, contestando tali giudizi e valutazioni nei confronti del grande meridionalista. Pubblicò allora il volumetto Il mito di Giustino Fortunato, in cui difende con grande passione le altissime virtù morali, il grande impegno del Fortunato per la rinascita delle neglette regioni del Mezzogiorno. Così il Catenacci scriveva nel Fortunato, nella premessa del citato volume Giustino Fortunato il Mezzogiorno d'Italia. Egli era di quei mortali che l'Eterno dovrebbe perennemente tenere in vita, come le lampade dell'umanità, qui bisogna mirare per salvarsi, in particolar modo nei momenti in cui i destini dei popoli sembrano maggiormente compromessi. Mai come oggi, secondo noi, tale giudizio del Catenacci appare di grande attualità.